da venerdì pomeriggio che non faccio live, vi dico pure che mi siete mancati tanto, un giorno e mezzo ormai mi sembra una vita, e sono uscite tante notizie. La prima è di Christensen, terzino destro vicino alla Roma, e con uscita di Gasdorp. Io vi dico la verità, voi che mi seguite sempre potete essere testimoni. Ormai sono più di 2 settimane che io dico che Gasdorp è in uscita e che la Roma vuole comprare tutti e due i quinti del centrocampo, uno a posto di Gasdorp e uno che poi vuole proprio andare via lui, e uno a posto di o Spinazzola o Zalewski. Ma la Roma vorrebbe cedere Spinazzola, anche perché non gli rinnoverà il contratto. Quante volte mi avete sentito dire questa cosa? E adesso stanno uscendo tutte queste cose qua, e Spinazzola è sul mercato. Però non è facile vendere un giocatore come Spinazzola che prende 3 milioni di euro all'anno. Oggi mi sono un po' informato tramite un amico giornalista, non faccio il nome, per la questione Spinazzola. La questione Christensen non so nulla, so quello che leggete voi. Quello che leggete voi, io so quello là, ragazzi, proprio paro paro. Per quanto riguarda invece Spinazzola, mi dicono che è vera questa offerta. Addirittura si parla che del cartellone da Roma, non lo so, ma ingaggio il giocatore sugli 8-10 milioni di euro. Io vi dico, ragazzi, non so come andrà sta trattativa. Ma vi dico, 8-10 milioni di euro al giocatore, secondo me Spinazzola accetta, anche perché Spinazzola è un giocatore un po' che ci tiene ai soldi, lo ha dimostrato un pochino in carriera, e vi dico che quando stava facendo l'Europeo benissimo poteva andare ad altre squadre, il procuratore stava cercando altre squadre proprio per fargli prendere un ingaggio maggiore. Poi si è fatto male, sapete tutti com'è andata. Per quanto riguarda invece la questione Christensen, io vi posso dire che mi sono informato un po' con i miei amici scouting. Adesso magari farò una chiamata a Fabrizio, così ce lo descrive un po' meglio. Mi dice un giocatore, un buon giocatore, non è una pippa. Sicuramente anche un po' meglio di Gasdorp, ma per me Gasdorp, vi dico, è proprio una pippa. Ho fatto di tutto in questi anni, anche quando magari qualcuno diceva: no, però Gasdorp, ma per me è proprio una pippa Gasdorp. E un po' meglio di Gasdorp, soprattutto nella fase difensiva, giocatore forte fisicamente, che ha una bella progressione, non è tanto bravo sul breve, però ragazzi, anche perché ha delle leve molto lunghe, molto grosso. L'avete visto in faccia, mi sembra bello arcigno, cattivo, e questa è tutta la parte positiva. La parte, diciamo, un po' che mi lascia qualche perplessità è che dico io, visti un attimino i prezzi, le cose, perché magari un Aston Villa di turno, non so, fate voi, una squadra di media bassa classifica dei Premier, non si è ancora, magari non ha fatto un'offerta per questo giocatore qui. Però per il resto vediamoli quando arrivano, e giudiamo. Io non mi esalterei, però neanche lo boccerei a prescindere. Nessun giocatore, prima di vederlo in campo con la maglia della Roma, va bocciato a prescindere. Però neanche esaltarsi per Christensen, ragazzi. Non dobbiamo essere comunque un giocatore danese, 97, è retrocesso con Leeds. Dobbiamo essere, secondo me, molto coerenti. Non bisogna esaltarsi, bisogna essere piedi per terra, ragazzi, umiltà, piedi per terra, vediamolo e tutto quanto. Per quanto invece riguarda Savio, che anche lì, parlando con sto giornalista, ma non sono notizie mie, mi dice che qualcosa c'è per questo Savio. Savio, secondo me, è un'operazione intelligente da scouting, giocatore tecnico, tecnica importante, veloce. Giocatore, mi dicono, forte, però
Però in prospettiva, però non come in Francia. Francia mi dicono un livello superiore a questo Savio. Però ci sta un acquisto da scouting, lo metti là e magari, ragazzi, dobbiamo avere pazienza, no? Se arriva Savio non potete pensare subito che al primo anno, boom, fa Douglas Costa, perché le caratteristiche sono un po' quelle. Cioè, ora un anno magari di adattamento e poi vediamo. Però è un'operazione che secondo me ci sta, intelligente. La Roma deve fare questa operazione, lo dico sempre. L'unica cosa è poi oggi pomeriggio esce Julband, 25 milioni d'euro. Io sono rimasto un po' così perché se la Roma non prende Frattesi, come un pochino, cioè la Roma, ragazzi, sta lì alla finestra e aspetta e vede quello che fanno altre squadre. In base a quello che fanno altre squadre, se prende sto 30%, ok, se no capace pure che a Roma se non ce va più nessuno, va e la sua offerta, il Sassuolo lo sa qual è, la sa qual è, ma di più di quella la Roma non va, perciò vediamo quello che succede. Per quanto riguarda Hjulmand, spero veramente di no, perché un buon giocatore, per carità di Dio, ma mi sembra un giocatore che può andare alla Fiorentina, cioè la Roma de Mourinho, cioè io sto anche in panchina, c'è cioè Mourinho. Consideriamolo sempre, cioè se io devo prendere Ndicka va bene, ottimo giocatore, parametro zero, che magari può diventare pure in futuro un campione, non si sa, come può essere pure un flop, eh? Uguale, uguale, però operazione a parametro zero, giovani ci stanno, sono fatte bene, punto. E speriamo che possano diventare due campioni, perché potenzialità tutte e due ce l'hanno, poi bisogna vederli in campo. Per quanto riguarda invece Christensen, ok, magari miglioriamo un po' qua quel ruolo rispetto a Kasdorp e ce può sta, ok. Savio, ok. Però ragazzi, Hjulmand poi dopo non è che rimane tanto, rimane da comprare un terzino sinistro se va via veramente Spinazzola. E poi se prendi Hjulmand rimane centravanti, però c'è. Cioè, mi sembra poca ciccia. Noi consideriamo sempre che comunque siamo arrivati settimi, comunque siamo arrivati dal primo posto a una marea di punti, perciò a Roma deve fare. Allora io dico, Cristian, tu centrocampista, abbiamolo di livello, porca miseria, cioè no Hjulmand che gioca a Lecce, che poi vedremo Christensen retrocesso da Lizze, e questo comunque che viene con tutto il rispetto a Lecce, che si è salvato alle ultime giornate, non lo so, non mi sembra un. Non lo farei. Poi oggi abbiamo visto Bove. Avete visto? Io no, stavo al mare. Qualcuno mi ha detto male, male oppure male. Qualcuno mi ha detto bene. Io non lo so. Io continuo a pensare che Bove, secondo me, deve andare a giocare in un'altra squadra. E a Roma, al posto di Bove, deve andare in centrocampista forte. Cioè, la Roma deve prendere in centrocampista proprio forte. Proprio del livello proprio forte. Quant'è che impiamo sto centrocampista proprio forte? E poi là è il ruolo chiave. E poi riscatti Llorente, hai visto? No, no, riscatti, prendi Llorente così presto e poi vendiamo la punta. La punta, io continuo a dire che Scamacca è un nome, anche se su Scamacca ci sono altre squadre. A Roma, aspetta, aspetta, poi vediamo. Oggi esce anche un'altra volta tweet dei Ciardi, sui Icardi, tutto quanto, ma non lo so, la notizia quella dall'Argentina che ho pubblicato su Instagram, dicono che è vecchia, però Icardi finché non firma per nessuna squadra, secondo me è un nome da tenere, magari poca considerazione, ma da tenere lì. Murata secondo me è da tenere lì, però a sto momento un vantaggio ci metterei Scamacca, ecco perché ti dico, se fa anche Scamacca, e poi a me piace. Però ho capito, un po' mi presentate anche con Hjulmand, cioè là prendeme uno forte di livello, di nome, di cosa, uno di livello ci deve stare. Però ripeto, io non ho notizie, leggo quello che leggete voi ragazzi, veramente, e ho riportato le cose. Quando ho le mie notizie io le dico senza problemi, però per il momento vi dico la verità. Non ce l'ho, poi vediamo. Allora, poi vediamo un attimino quello che esce un po' più avanti, anche perché questa settimana credo che sarà quella fondamentale per il nuovo De Sharawy e per le cessioni
di Volpato e Missori al Sassuolo, perché oh, se deve chiudere veramente trattative, ragazzi, io so che veramente stiamo ai dettagli, cioè io so che Volpato è andato a vedere casa a Sassuolo, perciò dovremmo stare veramente, ci siamo. Poi c'è stata la questione Esharawy, dove ragazzi il 30 giugno scade il contratto, perciò andrà rinnovato sta settimana, e poi entrerà a luglio e vediamo. Io spero che esca qualche nome un po' meglio di questi usciti oggi, con tutto il rispetto, ma soprattutto Hjulmand, raga, soprattutto lui, che ripeto, non è, voglio dire, una pippa, è un buon giocatore, però la Roma de Mourinho merita di più, ok? Monologo terminato, monologo terminato.